iperrealista, dipinge quadri in tutto il mondo e deve il suo successo all'intuizione delle caramelle. I suoi dipinti sui Lecca Lecca sono finiti persino nei libri di storia dell'arte della Oxford University, ma dipinge anche la normalità. Perché? Perché fa riflettere, ha detto a Simona Burattini, che lo ha intervistato a Todi. È davvero curioso venire a Todi, una città così antica, ed incontrare un artista esponente di una corrente di arte contemporanea così importante come l'iperrealismo, che è nato e vive qui. Sì, io per la verità ho iniziato all'inizio degli anni 90 come restauratore a Roma, ma già dipingevo da prima, quando ero bambino, le prime opere ad olio. E a Roma ho cominciato a conoscere artisti contemporanei nella capitale. E mi sono accorto che la mia vera passione era la creazione di opere più che il restauro, e cominciai così a dipingere le mie prime opere. Tornai a Todi e nel mio studio ho cominciato a dipingere alcune riproduzioni, per la verità, perché mi permetteva di guadagnare anche per poter continuare nel mio lavoro. In quel periodo mi ricordo ho girato tantissimi musei in giro per l'Italia e l'Europa, e ho perfezionato la tecnica veramente molto, a livello altissimo, e ho cominciato addirittura a fotografare queste riproduzioni, questi quadri, per poi tornare a casa e creare le riproduzioni per alcuni collezionisti per lo più locali. Mi sono accorto dell'importanza della fotografia a quel punto, perché a me serviva fotografare il quadro per creare la riproduzione, fotografarlo in vari, anche nei dettagli minimi. Lei è famoso nel mondo perché dipinge caramelle e Lecca Lecca. Perché questi soggetti? Beh, per me le caramelle sono una metafora della vita contemporanea, soprattutto la nostra vita occidentale, e di certo non aiutata dai social media, dove oggi l'apparenza sembra più importante di quello che veramente siamo. E le caramelle sono il perfetto esempio, perché se prendiamo una caramella e si scioglie, non è altro che un po' di zucchero o del colorante. Chi osserva le sue opere, una delle prime cose che potrebbe pensare è: in realtà è solamente la copia di una fotografia? Beh, in realtà nello studio fotografico faccio tantissimi scatti, scelgo il migliore, le migliori luci, lavoro per una composizione tantissimo, la porto nel computer, dove la lavoro ulteriormente, dando enfasi a, per esempio nei miei soggetti con le caramelle, dando enfasi al cellophane per accentuare addirittura i riflessi, cose che poi nella realtà nemmeno esisterebbero. E stampo oggetto d'inchiostro all'immagine e comincio a lavorare dalla tela bianca tracciando il disegno, e uso la foto, che in genere attacco al lato sinistro, come materiale di riferimento. Quindi comincio piano piano a velature con i colori ad olio a copiare, fra virgolette, l'immagine, perché in realtà poi alla fine io l'immagine non la uso più e vado avanti mettendo del mio nell'immagine. Tant'è vero che chi viene in studio a trovarmi vede poi alla fine, se si trova davanti al quadro fine, una differenza fra la foto e il quadro iperreale dipinto, perché io alla fine cerco di mettere più messaggi avendo in mente, almeno nella mia mente, la composizione che ho creato. Cerco di mettere più messaggi, cose che poi in realtà mancano nella fotografia. Ci sono dei collezionisti nel mondo che hanno speso delle cifre importanti per avere un suo quadro che rappresenta delle scene banali, come potrebbe essere quella di un lavandino pieno di piatti sporchi. Ma secondo lei perché interessa un soggetto del genere? Tutto cominciò con una rivista dove vidi un'immagine di un frigorifero. E era una bella foto di un frigorifero, però una foto fredda, e quindi ho deciso di cominciare a fotografare oggetti della vita quotidiana, appartenenti alla vita quotidiana, casalinga soprattutto, quindi un lavandino con piatti sporchi, un frigorifero con dentro bevande, cibo avanzato, eccetera. E hanno colpito subito moltissimo questi miei soggetti, perché in realtà costringevo la gente a osservarli da vicino, veramente a rifletterci sopra, rispetto a vederli semplicemente a casa come un semplice mezzo da usare per arrivare a
lavare i piatti o per arrivare a lavare i panni, eccetera. A tal punto che in quel periodo tantissime riviste, giornali scrissero di questa cosa. Mi ricordo per esempio Vogue in Corea mi fece un lungo articolo su questo, tutto per confermare che queste scene appartengono alla vita quotidiana internazionale in tutto il mondo.